so se è previsto che ci raggiungesse anche Gabriele Vacis. Ma mi piacerebbe. Ecco. Eccolo qui. Benvenuto. Allora, i microfoni sono due. Uno lo do incomodato d'uso a Alessandro Baricco, l'altro lo passo io. E, intanto partiamo dal primo accenno che ho fatto. Tanti diversi incontri con il pubblico, spesso partendo, tessendo i fili dell'antichità. Questa volta scegliendo un testo che per Alessandro Baricco è molto importante, questo testo di Tucidide, che apparentemente sembrerebbe una divagazione, no? Una scelta di un passaggio non minore, perché è un passaggio molto famoso di Tucidide, ma al tempo stesso ha un carattere molto particolare. Prima cosa perché in questo lavoro Tucidide di Atene contro Melo, che è poi Milo, luogo dove è stata trovata la famosa Venere, e è un testo che ha una parte di finzione, ancora una volta, perché Tucidide non era presente a quella vicenda, le racconta del relato e le narra in qualche modo, creando un pezzo che sembra quasi un pezzo di finzione, un pezzo di dramma. Ecco, partiamo da questo aspetto. Credo che da tanto tempo Alessandro Baricco volesse lavorare su questo testo in particolare. È arrivato il momento di farlo? Perché è arrivato il momento di farlo ora? Perché è importante per Alessandro Baricco questo testo? Buongiorno a tutti, ciao, grazie. Questo è un testo che ho conosciuto molti anni fa in una traduzione di Canfora, in una collana fatta da Maria Grazia Cianni, quindi sono i due grecisti più insigni che abbiamo, e giustamente avevano, da un punto di vista editoriale, isolato queste pagine di Tucidide. Le hanno tradotte e le hanno pubblicate da Marsiglio. E io ho trovato questo libretto e ho scoperto queste pagine, che sono, come dicevi tu, delle pagine anomale, perché insomma, nel contesto di un libro di storia, lui ha inventato la storia Tucidide, il fatto che poi lui registri come fosse in un romanzo un dialogo fra degli ambasciatori, proprio con le virgolette e la voce vera, naturalmente è fiction, perché lui da storico avrebbe dovuto dire: so che gli ateniesi hanno detto, e poi il concetto, eccetera, e così fa per gran parte della sua opera, no? E lì Cleante disse, e l'altro, ma non è mai disse due punti a capo virgolette. Quindi è talmente strano che molti pensano che non sia suo, perché sia una specie di pataccone che hanno aggiunto. Però se proprio vogliamo parlarne, gli stessi grecisti non possono fare a meno di notare che però alcuni tic della lingua sono proprio quelli di Tucidide. Quindi mentre è incredibile che l'abbia fatto lui, però la lingua con cui sono scritte queste pagine è riconducibile alla lingua di Tucidide. Alcune asperità, alcune scelte di lessico. Quindi è un mistero, insomma. È un mistero. Sicuramente Tucidide aveva partecipato a cose del genere, cioè era stato presente, lui ha combattuto quella guerra anche in un ruolo di responsabilità, poi ha avuto dei casini e lì perdiamo le sue tracce, forse è stato mandato in esilio, forse lui è andato in esilio, non sappiamo. Però lui ha fatto un pezzo di quella guerra ed è molto possibile che lui sia stato presente a una riunione come quella, fra ambasciatori, di magari ateniesi, ma in un'altra situazione. Quindi conosceva comunque il sound, conosceva i modi che avevano di parlarsi e sicuramente i concetti, e quindi in qualche modo era nelle sue possibilità fare questo pezzo di fiction. Poi perché l'abbia voluto fare è un mistero. Ci potrebbero essere, ecco, questo può essere interessante. Individuiamo all'interno della guerra del Peloponneso, ci sono varie situazioni di ambascerie, varie situazioni di confronti del più forte con il più debole, e il racconto di questo sviluppo dell'imperialismo ateniese, chiamiamolo così a posteriori, magari un po' brutto, ma insomma, per sintetizzare, che in un'altra occasione, nella guerra contro Mitilene, aveva avuto un altro esito.
anche lì c'era stato lo scontro fra il più forte e il più debole, anche lì c'era stata una decisione di contrastare per espandersi un avversario, ma lì c'era stata una punizione, perché sia in quel caso che nella battaglia, nello scontro fra Atene e Melo, vince Atene, e in quel caso c'era stato un complesso ripensamento sulla punizione per gli sconfitti, che forse tu citi del regista di persona, sa e conosce nella vicenda. Qui appunto ci racconta un qualcosa che diventa una sorta di lavoro teatrale, perché abbiamo queste figure. Nel raccontare la forza, diciamo, priva di motivazioni apparenti del più forte contro il più debole, questa volta Alessandro Baricco ha lavorato su una scrittura che non ha affidato la sua voce, quindi lavora come regista di uno spettacolo e lavora come drammaturgo, ma lavora per più voci e ha scelto la voce di Gabriele Vacis, che sarà la narrazione, la pagina di Tucidide, ma ha scelto due donne, come aveva già fatto in passato nella narrazione omerica, per raccontare gli ambasciatori. Perché? Ma a un certo punto tu scegli delle pagine, per quanto mi riguarda, per come faccio spettacolo io, la prima cosa che devo capire è il sound dello spettacolo, quello che avrai. E questo è uno spettacolo in realtà che io semino e poi vorrei che crescesse in maniera diversa. Sicuramente lo farò anch'io qualche volta, allora diventa diverso, perché io parlo, non leggo e improvviso. Ho però scritto un testo in modo che possa essere fatto adesso in questo caso da Gabriele, ma insomma lo può fare un attore se vuole, e quindi è un po' modulare. Certo, i due capisaldi sono le due attrici e poi Cento Cervos. Le due attrici, sì, è una roba che viene da lontano. Io quando ho lavato abbastanza con i greci e niente, quando mi trovo a dover mettere in scena soprattutto un supereroe greco, diciamo, Achille per esempio tipicamente Achille, ma poi l'ho fatto con Palamede anche, niente, non riesco a immaginare un attore maschio che fa questa roba, cioè un uomo che fa Achille mi fa ridere, ma già a casa mia, cioè già nella mia stanzetta rido, cioè non si può fare. E quindi devo portare fuori questo personaggio dal credibile, dal naturale, e farne quello che poi alla fine è, cioè un prodotto dell'immaginazione, un prodotto, un mito, okay? E niente di meglio per me, per il mio immaginario, la mia cameretta, di un corpo femminile, una voce femminile, ma un corpo di un certo tipo e una voce di un certo tipo, che anche portano via dello stereotipo del femminile, cioè che portano in una zona dove incomincia a essere immaginazione pura. Difatti io è vero che lavoro con le attrici, ma sia l'attrice che faceva Achille, sia poi Valeria Solarino in Palamede e di nuovo Valeria insieme a Stefania Rocca in questo spettacolo, sono anche attrici particolari. Cioè che hanno una fisicità, una presenza che può essere guardata come, non so se statuare è la parola giusta, ma insomma con un'immagine svincolata dal nostro tempo immediato. Insomma. Sì, non è la Valletta della televisione, non è che dici, ah, una bella attrice. Sono una forza, sono un modo di stare, e poi hanno delle voci particolari, perché sono degli strumenti particolari. E poi uso un po' il costume per finire il trucco, diciamo, e alla fine quando entrano in scena il mio desiderio è sempre stato quello di vedere entrare in scena un essere che non c'è, diciamo, no? E che c'è solo in quel momento, quella sera, davanti a noi. E quando le attrici, come in questo caso, sono molto brave, ti riesce il trucco e a me piace molto, spero anche al pubblico. In realtà non è mai venuto nessuno a chiedermi scusi, ma Achille è una donna, ma è scemo, cioè è una cosa che passa molto bene, sì. Che evidentemente ha una sua funzione immediata che viene capita perfettamente dal pubblico, questo scarto, no? di genere, sì, che è un passo che il pubblico fa. Poi per carità, non so, lui mette in scena le tragedie e vado al suo spettacolo e insomma ci sono un sacco di movimenti, lui fa lo stesso tipo di, scusa se faccio la recensione dei tuoi spettacoli, no, anche lui fa uno scatto di reni per trasferire tutto questo in un mondo, no, dove le cose incominciano a vibrare. Però ad esempio su questo lui o fa un ruolo e lo distribuisce a 12, chi fa Edipo? Beh, questi 12, cioè, anche lui, no? Sono 3.
Vabbè, ho visto adesso, anche spettacoli qui, adesso chiamiamo, una ventina, chiamiamo proprio in casa Gabriele Vacis se volete passare il microfono. E anche nel caso di Gabriele Vacis c'è lo stesso interessante dualismo, cioè di un regista che è abituato a mettere in scena certi lavori e anche il testo della drammaturgia greca, che in questo caso si fa voce narrante per la regia e la drammaturgia costruita da Alessandro Baricco. Allora, com'è questo cambio di posizione? Beh, quella di essere un attore non è certo una novità, però è interessante, no, trovarsi nel pensiero e nella lettura di un altro su un materiale su cui poteva intervenire lo stesso Vacis, e grazie al cielo è potuto rimanere la pagina, intervenuto. La pagina di Tucidide può essere un uomo, quindi va bene, è rimasto così il narratore, va bene, ci sta, insomma. Sì, ma intanto con Sandro abbiamo una consuetudine ormai, quanto diciamo, di molto tempo, ecco. Per cui quello che lui scrive contiene sempre una serie di elementi, tra cui l'ironia, per esempio, che è una cosa che bisogna sempre far emergere, perché altrimenti diventa non si capisce che cosa succede veramente. E questa è una cosa che a me piace molto, perché poi condividiamo la terra d'origine e quindi anche una serie di riferimenti letterari, eccetera, per cui quando io faccio l'attore in questo caso, e faccio l'attore, cioè io eseguo gli ordini del regista senza discuterli, sono disciplinatissimo, non, poi quello che sono i miei pensieri mentre accade tutto questo e sulle scelte che fa lui sono assolutamente segreti e non li rivelerò mai. Neanche qui ora. Neanche a lui, no. senza dubbio. Lo scarto fra la parola del narratore, dall'occhio proprio di Gabriele Vacis, che è lì nello spettacolo, rispetto a queste due figure, a Atene e Melo, che sono sulla scena, com'è nella lingua? E c'è la lingua del narratore che è narrativa, cioè abbiamo fatto vari tentativi con Sandro per capire come poteva essere raccontata questa cosa, ed è una lingua che, lo dico come abbiamo fatto così, cioè Sandro ha registrato, ha detto, ha raccontato quello che bisognava raccontare e lo ha registrato. E poi abbiamo fatto un po' di aggiustamenti. Ecco, un po' di tecnologia, ma trasmissione orale, sì, diciamo, ma sostanzialmente, di 2000 anni fa. Sostanzialmente il groom è rimasto quello. Mentre poi, quando ci sono Valeria e Stefania, il discorso diventa solenne. Una forza rituale, certo, più c'è evidente. Il linguaggio di Tucidide, con tutto quello che comporta la tradizione che ci ha portato a queste traduzioni, a questo tipo di lingua. Quindi lo scarto è netto, è molto importante. Allora, una domanda un po' inevitabile per Alessandro Baricco, anche se so che il lavoro è iniziato parecchio tempo fa. E peraltro è anche forse ingiusto pensare che oggi diventi di attualità, perché c'è un esempio molto chiaro ai nostri occhi di una figura più forte che decide di colpire, cancellare, annullare una più debole. Gli chiede: arrenditi, dammi il tuo territorio, diventa mio soggetto o muori. In realtà questo succedeva già prima in tante altre parti del mondo, forse ora è un po' più vicino a noi, ci siamo voluti concentrare, ci sono molti motivi, c'è il paese più grande del mondo che sta facendo questo, quindi è un esempio preclaro. Questo lavoro, Tucidide, Atene contro Melo, ci racconta qualcosa della nostra contemporaneità, ci dà una chiave per leggerla, ci dà degli ammonimenti, nessuna di queste tre cose? Ma la storia è incredibilmente simile a quella che abbiamo visto succedere in Ucraina, indubbiamente. Però, ecco, compreso uccidere tutti i maschi e portare via i bambini. Sì, ci sono dei dettagli che ti lasciano secco, però
potrei dire lo stesso di tantissime guerre del Novecento, cioè non ha mai smesso di essere attuale questa storia, ma non è un caso, perché lì sono scritte le radici, lì e in altri testi greci sono scritte le radici del nostro essere tribù guerriere, diciamo. E poi noi abbiamo fatto un grande lavoro nel tempo, sono passati 2004, 5, 800 anni, dipende, e quindi siamo indubbiamente molto diversi. Però siamo molto diversi fino a quando non scatta una situazione estrema, che è quella della guerra, dove cominciamo a essere di nuovo molto simili. Quindi il cammino che abbiamo fatto è un cammino che sarebbe stupido negare, in termini di giustizia, di diritti civili, di riflessione sul bene e sul male in situazione di guerra. Però è vero che poi al momento buono, perfino in una guerra che vorrei ricordare piuttosto circoscritta e piccola, per mantenere le proporzioni, perché mio nonno è cresciuto nella prima e nella seconda guerra mondiale, quindi cerchiamo di fare differenze, però anche in quella guerra noi vediamo proprio gli stessi episodi che vediamo accadere nell'Iliade, che vediamo accadere nella guerra del Peloponneso, che abbiamo visto accadere in Jugoslavia, poi nella ex Jugoslavia, nella Anabasi. Cioè alla fine gli umani, quando diventano guerrieri, hanno 4-5 schemi. È incredibile che noi poi ci siamo, non so, l'eccidio di, e poi segue il nome. E insomma, quando fai la guerra accade un eccidio, lo sappiamo da sempre. Eppure tutte le volte, allora si apre il dibattito. Ma che dibattito vuoi aprire? Se hai scelto la guerra, succederanno queste 7 cose. I padri litigheranno con i figli, l'odio coverà i bambini, le sofferenze saranno inusitate. Cioè, proprio, invece ogni volta hanno rapito i bambini, hanno sempre rapito i bambini. Volete fare la guerra, rapiranno i bambini. Ma che è sta roba? Cioè è così. E il confronto con i greci è come una matrice, no? Ti ricorda che quella è la matrice. Poi dopodiché scegli tu come stare al mondo e nella storia, però non farmi lo stupefatto, ecco. Non farmi il moralista, quello che si sveglia un lunedì e dice oh! Cioè, questo quindi è molto duro, un messaggio molto duro, ti deve riportare giù con la testa su questa roba. E poi ci sono i dettagli in questa storia che peraltro appunto io ho incominciato ad amare quando l'Ucraina non sapevamo nemmeno che avesse un problema di questo tipo, e è diventata poi, ho deciso di fare lo spettacolo e dopo c'è stata la guerra, però mi rendo conto che soprattutto il pubblico poi dopo viene e mi dice ma è uguale, sì, è uguale, però tante cose sono uguali. Cioè, per dirvi una cosa centrale, anche questa storia è basata sul fatto che c'è uno che vince, che sta per vincere, e quindi cosa dobbiamo fare? E l'Iliade nasce da questo problema. Abbiamo vinto, dobbiamo dividere il bottino, è difficile farlo. Cioè è una proto-situazione proprio. Non è tanto vado, combatto, chi vince, lo so. No, qualcuno ha vinto nell'Iliade, qualcuno sta per vincere in questa storia qua, e dopo è molto rischioso, perché è nel momento dopo che facciamo casino. È nel momento dopo. Questo è proprio il punto di vista ateniese, che possiamo sterminare un popolo o no. È il momento dopo in cui ci dividiamo il bottino e allora la donna più bella finisce a quello più potente e non al più forte e scatta il casino, che è l'Iliade. Quindi loro avevano questa ossessione proprio. E per il resto erano matematici, se sei più forte vinci. Il problema è, vinci e poi come fare a impedire che due fratelli si uccidano, due fratelli, perché non riescono a mettersi d'accordo su come dividere le bottine. Come fare a evitare che io sono più forte e vinco? Come posso risparmiare tutti quei bambini, quelle donne? Ma non per bontà, per economia, cioè una fatica, li devo deportare tutti. Cioè avevano questo problema qua. Proprio. Quando perdevano era tutto finito. Era una civiltà in cui quando tu perdevi tua moglie andava schiava del tuo nemico. Cioè non era una civiltà per cui io avevo perso, c'è un dibattito, poi di nuovo un'amicizia fra Francia e Germania. No. Quando perdevi tu venivi annullato, completamente annullato. E quindi quello non è un problema. E quando vinci che è un problema. E questo pezzo che noi portiamo in scena è una riflessione proprio su quali sono i diritti e i doveri del vincitore più che dello sconfitto. E questo è proprio il punto di vista imperiale. Cioè riflettere, aprire una riflessione su com'è essere più forti al mondo e cosa devi fare. Che è una riflessione attualissima. Perché oggi il problema è proprio, la domanda è cosa vogliamo conservare, anzi cosa volete conservare dell'idea di bene e male o di giustizia,
voi che avete il mondo in mano, cioè sostanzialmente gli Stati Uniti, la Cina, la Russia molto, infinitamente meno, no? Però che mondo state costruendo, voi che avete vinto? E su questo noi ci raccontiamo, noi occidentali ci raccontiamo un sacco di bugie, ma anche loro si raccontano un sacco di bugie, e i greci ci riportano con questa, con l'essenzialità con cui è costruito il Partenone, cioè alla spina dorsale del problema. Se hai voglia, ascolti e finisci la radice del problema. Se non hai voglia, dici: ah, che bello, e torni a casa. Una scelta in tutto questo, diciamo, in tutto questo disegno di Nitore, di pulizia anche estremamente drammatica, estremamente dolorosa, se vogliamo, nella sua accettazione, però c'è un ulteriore elemento, quello della musica, e che ha un paio di caratteristiche: uno di un corredo emozionale molto importante, e l'altro anche di un elemento fisico, perché i 100 violoncelli hanno un'idea fisica della loro presenza che collega in qualche modo a una drammaturgia visiva, è così? Sì, i 100 cello sono forse la prima tessera che io ho messo nella mia fantasia, perché sono un'orchestra molto singolare, un solo strumento che per me è l'armatura, l'elmo, cioè fisicamente, prima ancora che suonino, loro sono già la guerra per me. E vederne, pensate di schierarne 100, e ho detto: ok, scenografia fatta, bisogna solo che trovi il modo di illuminarlo bene e di disporre questi violoncelli. Poi a un certo punto inizieranno a suonare, ma prima, infatti, se voi venite allo spettacolo vedrete che loro sono disposti non nella tipica disposizione di un'orchestra, cioè intorno al direttore, ma ho chiesto loro di disporsi in un modo che per loro è scomodo, ma che per me è necessario, e sono disposti come una falange, come si schieravano in battaglia, prima i Macedoni, poi gli Opliti Ateniesi e poi ancora i Romani, cioè in formazione rettangolare con delle distanze molto simmetrici. Facciamo un lavoro ossessivo sulla fila delle sedie, perché devi avere questa cosa militare, no? Cosa che li porta a suonare in situazioni difficili, perché sono lontani, non vedono bene il direttore, però ci siamo capiti. C'è il lavoro di Enrico Millozzi sulle musiche Giovanni Sollima, che è veramente un artista che da questo punto di vista è capace di sentire, no? Certo. Anche l'antico, questo sicuramente. Sì, dopodiché appunto iniziano a suonare, la musica è tutta di Giovanni Sollima, e quello che suonano per me è molto importante, perché se io faccio una lezione qui, in questo momento, adesso sto parlando, allora voi avete praticamente la mente che lavora, siete molto sintonizzati con me, stiamo ballando insieme, ma io sto ballando all'80% con la vostra mente, e c'è un 20% che sta sentendo il sound della mia voce, eventualmente qualche movimento, ma insomma siamo 80-20, ok? Con questa cosa io posso arrivare a trasmettere qualcosa che penso bene, ok? Ma c'è un altro modo di trasmettere le cose che pensiamo, molto più forte, molto più animale, e quello io, ed è spostando questo equilibrio 80-20. E questo spettacolo è costruito chimicamente perché nel pubblico ci sia un inspiro ed espiro di mente-corpo, mente-corpo, mente-corpo. Allora ho subito preso Giovanni è un musicista, ci sono tanti musicisti bravi, però Giovanni è un musicista molto fisico. Lui, lo vedete in scena, è evidente che è molto fisico, ma la sua musica è molto fisica. Non saprei altrimenti definirla se non in questo modo. Quindi lui mi aiuta, ci sono delle musiche che tu le ascolti e dici: ah, vedi delle simmetrie e stai pensando com'è bella. La musica di Giovanni non puoi pensare com'è bella. A un certo punto ti risvegli e dici: cazzo, che musica fantastica. Ma prima era già quella, passava già, no? Ti ha già preso prima, hai cambiato posizione. E quello... Se voi pensate, c'è questo, c'è Giovanni che ti... E poi un attimo dopo c'è Vacis, il vecchio maestro, che ti dice un ragionamento molto nitido, no? Allora capite, è come che tu raccogli l'energia, la porti tutta qui, lui parla, poi lui stacca, parte l'altro, e di nuovo, e poi torni su. Lo spettacolo ha un suo andazzo, cioè inizia molto più di mente che di pancia, e poi a poco cresce e finisce solo di pancia, le parole scompaiono, gli ultimi 10 minuti dello spettacolo è musica pura, quindi c'è questo viaggio dalla mente all'inguine, diciamo così, no?
che è importante perché si, le cose si capiscono con linguine, lo sapete, se, quindi si trasferisce e questi due soprattutto diciamo il narratore e la musica sono proprio le due sponde, e questo è un sistema per cui poi il pubblico è stato lì, ha visto un bello spettacolo, poi torna a casa e nel suo paesaggio quella cosa che tu pensavi è presente, non è che l'ha sentita, l'ha imparata, no, è un pezzo di paesaggio, cioè è nella sua, cioè gliel'hai data, lui ce l'ha e l'avrà, senza bisogno di dirla, l'avrà nel modo in cui lui è. E questo è quello che il teatro fa, tra l'altro è una delle ragioni, come mi ha insegnato Gabriele, per cui si fa teatro, se no andate al cinema, le serie sono fantastiche, però il teatro può fare questo, non lo fa sempre, non lo fa neanche tanto spesso, però lo fa, cioè che quello che era su quel palco diventa un pezzo veramente del paesaggio che tu sei. E quindi in questo modo io uso la musica, lui usa altre cose, ma insomma credo che poi alla fine più o meno miriamo a quella roba lì. Faccio notare che diciamo la seconda volta teatro 2 cinema 0 per questa mattina, diciamo dalle 11 a mezzogiorno, poi le cose possono sempre cambiare durante la giornata. Un'ultima botta e risposta fra Gabriele Vacis e Alessandro Baricco, è un lavoro, è un momento della guerra del Peloponneso, però è tragedia greca nuovamente, da come lo avete raccontato si torna a quell'elemento, si torna a quella radice continua a essere necessaria anche in un mondo che si è aperto anche al pensiero, allo sguardo sull'esistente che viene da altri continenti, che viene dal Giappone, che viene dall'Africa, dal Mesoamerica, che hanno delle tradizioni diverse, che non si riconoscono necessariamente, ed è un problema che si vive anche nell'università oggi, no? Nel Capitello Corinzio, in Sofocle o nella Venere Botticelli. Eppure però per noi è il lemma fondamentale con cui raccontare la nostra vita, quello che funziona meglio, come ce l'ha raccontato adesso Alessandro Baricco, come ce lo racconterà veramente Gabriele Vacis. È così anche in questo caso? Sì, perché noi abbiamo un corpus di tragedie che ci sono arrivate, che sono un niente rispetto a quello che era tutto il corpus di tragedie che venivano rappresentate durante gli agoni in Grecia. Ci sono, noi conosciamo Eschilo, Sofocle ed Euripide, ma non ne conosciamo tanti altri, conosciamo dei nomi, Frinico, ecco, conosciamo dei nomi, ma non abbiamo niente, quindi tutto quello che riguarda, probabilmente l'influenza che aveva la tragedia su tutto il resto, no? Della scrittura, eccetera, era molto forte, perché poi il teatro era la scuola del popolo, cioè quello era il momento in cui inventavano la democrazia, bisognava insegnarla, bisognava dire guardate che funziona così, e quello si faceva a teatro. Ma la cosa straordinaria dei tragici è che nel momento in cui ti danno le regole, cioè abbiamo scoperto che funziona così, la convivenza deve essere regolata da queste leggi, nello stesso tempo ti fanno notare nella stessa tragedia le eccezioni alla regola, e questo è un po' quello che accade anche qui, anche nel caso di Tucidide in questo caso, ma credo che fosse molto presente che questa è proprio una radice. Allora la ragione per cui 2500 anni dopo continuiamo ad occuparci di queste cose, continuiamo a metterle in scena, continuiamo a studiarle, è che in quel momento lì hanno individuato dei nuclei pesanti che diventano sempre più pesanti. E quello che viviamo oggi, quando Sandro prima diceva, è sempre attuale, no? Noi usiamo indifferentemente la parola attuale e la parola contemporanea, ma i tragici greci non sono attuali, sono contemporanei, perché attualità è stare in un tempo. Contemporaneità, una brutta parola, sono eterni. È contemporaneità, loro stare in tutti i tempi, no? E quindi quello che sta in tutti i tempi è qualcosa che fonda questa parolaccia che gira in termini sempre più sbagliati, che è identità. E che cavolo, lì c'è un nucleo di identità che sarebbe positiva se ce lo ricordassimo.
nel momento in cui, che ne so, girano, oh, siamo, guarda a che punto siamo arrivati, le mamme uccidono i bambini, i figli. Euripide l'ha raccontato 2005, per dirne una sola, ma è tutto quanto così. Quindi sì, credo che questo qua siano, questo è nucleo pesante che diventa poi buono per tutti i tempi, e anche nel confronto con le altre civiltà diventa buono, diventa un capitale che noi abbiamo, cioè diventa anche quello che abbiamo da spendere nel confronto. Sì, finalmente una moneta di scambio e non necessariamente un gesto di imposizione, questo è molto, molto importante. Torno a Alessandro Baricco con l'ultima domanda, che è una domanda che mi è capitato spesso di rivolgere più a coreografi, magari artisti che lavorano con proprio il proprio corpo su lavori importanti, un corpo sui lavori importanti che nasce con loro. Mi ricordo per esempio una musicista come Meredith Monk che, insomma, racconta la sua musica attraverso la sua creatività. In realtà Alessandro Baricco ha fatto molto anche questo, fa il suo mestiere di scrittore, quindi affida alla pagina scritta qualcosa che poi, non so, fra 200 anni qualcuno vorrà magari mettere in scena, non potrà più far nulla Alessandro Baricco, e verrà fatto. Nei lavori come questo, qui ha voluto, in questo caso, si è trovato in una condizione di affidarlo a un altro attore. Ci sono degli altri lavori, anche suoi del passato, su cui le piacerebbe tornare e codificarli in modo che possano poi vivere fra 60 anni, fra 100 anni? E magari già se ne restano 5 o 6, insomma, diventa una grande vittoria e non... Oppure l'idea che poi la parola vada nel vento è anche un'eventualità importante e bella al tempo stesso? Domanda non semplice. Non semplice, no. Ma a me manca l'organo di questa roba qua, non so... Mi manca completamente l'organo con cui potrei rilevare quello che può succedere dopo di me, tipo, non so... essere felice perché i miei libri resteranno, oppure essermi mai chiesto ma i miei libri resteranno? Io non mi sono mai fatto questa domanda, non me ne importa nulla, conta quello che da me vivo succede, quindi non c'ho tanto sta roba di salvaguardare o di proprio zero, non c'ho l'organo, non so, non riesco a pensarci. Mi è successo di pensare che alcune cose che io ho scritto, immaginato da scrittore, volevo che diventassero corpo, beh, soprattutto a teatro, diciamo, però anche al cinema, in quel modo un po' assurdo per cui un corpo diventa corpo su uno schermo. Favore, non facciamo un 3-0 perché... No. Però ecco, il mestiere dello scrittore è un mestiere talmente estremo, obiettivamente. È una roba proprio di creazione, cioè c'è un rapporto con la realtà stranissimo, però non so se c'è un posto più reale e più lontano dalla realtà come luogo in cui ti metti quando scrivi veramente, quelli che scrivono veramente, è davvero un posto pazzesco. Quando esci da lì stordito, ecco, ti piacerebbe ogni tanto prendere dei lembi di sta roba e sentirle risuonare nella realtà questa, no? E a me è successo, per cui ho portato dei libri a teatro, oppure mi succede di portare dei miei pensieri a teatro in forma diversa. Quando facciamo Totem insieme lo facciamo parlando noi direttamente. È a questo che pensavo. Sì, proprio fisicamente, no? Questo riverbero è una cosa che mi è sempre piaciuta, è stata importante nella mia vita, perché scrivere è un mestiere per pazzi, o comunque se non sei pazzo lo diventerai, perché è un mestiere di estrema solitudine, di estrema schizofrenia, un distacco completo dalla realtà. Quindi anche lì questa respirazione di poter ogni tanto invece, no, diventare corpo, ma anche corpo anche gli altri, cioè quando tu scrivi passi 2-3 anni con un libro e non vedi uno solo che lo legge, se lo fai leggere alla tua fidanzata ne hai uno, ecco. Ma se no sei nel vuoto pneumatico, no? Invece, insomma, a Totem io salivo, li vedevo come adesso, cioè è incredibile. Non ero, adesso lui è abituato, ma se nella vita stai chiuso in casa a scrivere, quando poi esci li vedi e ridono la battuta subito. Io scrivo battute che poi ridono dopo 30 anni in Vietnam,
cioè è una roba tutta folle. Invece qui io, e voi ridete, fantastico, molto semplice, cioè è proprio rispetto alla grandezza di quello, però serve, cioè a me ha salvato molto. Quindi questo, questa cosa di cercare di far diventare corpo alcune cose che erano, sono solo fantasmi nella mia testa, corpo di più di quanto non sia corpo nella scrittura, che comunque è un suono, quindi, però anche lì è un corpo, no? Che corpo è la scrittura? Stringe, non c'è più, la dice, è finita, cioè è pazzesco. Invece qua. Ed è esattamente quello che succede con queste pagine, pagine che sono state lette, studiate, raccontate, analizzate molte, molte volte in secoli, ma che prendono vita di nuovo questa sera in Piazza del Duomo. Quale posto più impressionantemente forte che è il luogo ancora una volta dell'ecclesia, della comunità, con le musiche di Giovanni Sollima, con Gabriele Vacis, con Valeria Solarino, con Stefania Rocca, con Giovanni Sollima, Enrico Melozzi, i 100 Cellos, i costumi di Giovanna Buzzi e Slow Costume. È importante che è una produzione del Festival di Spoleto, del Festival dei Due Mondi, ma anche di Holden Studios, con le luci di Fabiana Piccioli o Piccioli? Piccioli. Bisogna chiederlo a lei. Vabbè, tutti, tutte e due ragazze, Piccioli, ecco. E il teatro, il testo e la regia è quello di Alessandro Baricco, da Tucidide, Atene contro Melo. Grazie di essere stati con noi, grazie davvero, grazie.